Benvenuti in un nuovo video e oggi voglio parlarvi di Legion, una serie TV Marvel che ho finito di vedere da poco, o anzi ho finito di vedere da poco la prima stagione di questa serie e appunto una volta finita la visione ho detto molto interessante questa serie, perché non presentarla su YouTube? Dopotutto ho parlato anche di Loki e di WandaVision nelle ultime settimane, quindi insomma mi sembrava giusto presentarvi anche questa, visto che è un'altra serie TV Marvel che sto guardando. Tra le altre cose, parlando appunto di Loki e di WandaVision, queste due ultime serie sono tutte e due facenti parte dell'MCU, ovvero quella serie di film slash serie TV che cercano di raccontare una singola storia divisa appunto su varie piattaforme, varie media. Invece, Legion, a differenza di queste due ultime serie, non fa parte dell'MCU. Infatti, per ora, da quel che so, i mutanti non sono ancora stati presentati all'interno del Marvel Cinematic Universe e appunto Legion è una serie che parla di mutanti e quindi, diciamo, è una serie che è più vicina ai film degli X-Men, anche se per ora non ho visto, diciamo, un'integrazione tra queste due cose. Comunque poi alla fine ho visto soltanto la prima stagione dei tre, quindi potrebbe essere che nelle successive stagioni ci sia questa connessione, ma per ora non l'ho ancora vista. Tra le altre cose, prima di iniziare, vi voglio dire che potete trovare la serie TV su Disney Plus, infatti è stata aggiunta da veramente poco ed è per quello che ho visto ora la prima stagione. Anche se in realtà mi ricordo di averla vista tanto tempo fa, ma non, ormai me l'ero già scordata, quindi l'ho rivista di nuovo. E tra le altre cose, comunque, come dicevo prima, la prima stagione ha soltanto 8 episodi, tutti lunghi circa 45 minuti, 50, insomma, un'oretta a episodio. E la cosa secondo me interessante, che non è sempre così all'interno di le varie serie TV, con la fine della prima stagione si sono risolti quasi tutti, diciamo, i punti che si erano aperti, quasi tutte le domande che si erano aperte all'interno della prima stagione. E appunto, alla fine della prima stagione è praticamente imposta all'inizio della seconda, ma non è che ti va a creare troppa suspense, secondo me, in questo punto di vista, cioè troppo cliffhanger, perché comunque a volte succede, no, che c'è la stagione finisce con la domanda che viene posta al personaggio principale, te non sai la risposta, oppure c'è quella scena che ti fa pensare, oddio, ora cosa succede? Invece, secondo me, la prima stagione finisce, diciamo, in maniera abbastanza calma, però comunque ti viene, diciamo, imposta qualcosa di quello che potrebbe succedere nella stagione successiva. Quindi, detto questo, io direi di iniziare a parlare effettivamente di Legion, e direi di iniziare facendo giusto un piccolo appunto su quello che è la trama. All'interno della trama, come dicevo prima, noi parleremo di mutanti, ma all'inizio della storia non lo sappiamo in realtà. Infatti, all'inizio della storia noi ci troviamo in realtà in un ospedale psichiatrico e seguiamo David, un paziente di questo ospedale che appunto è all'interno dell'ospedale da parecchio tempo, da quello che si riesce a intuire, e che tra le altre cose si riesce anche a capire come mai lui è all'interno dell'ospedale psichiatrico. Comunque, ci sembra di capirlo perché tramite alcune sue sedute con uno psicologo che noi vediamo, diciamo, ci viene fatto capire che, in poche parole, David nel passato ha tentato il suicidio per via dei suoi vari problemi mentali che sono stati ricondotti alla schizofrenia. Gli è stato detto, diciamo, che lui è schizofrenico e quindi a un certo punto non è riuscito, diciamo, a resistere e ha provato a fare appunto un tentativo di suicidio, cosa che poi in realtà non è riuscito appunto a raggiungere e quindi si trova all'interno di questo ospedale. All'interno dell'ospedale, però, improvvisamente a un certo punto incontra Sydney che diciamo diventerà il suo amore, ecco, nel senso. E appunto David si innamora di Sydney e Sydney si innamora di David e nasce questa relazione, si mettono insieme, si fidanzano all'interno dell'ospedale psichiatrico. Tra le altre cose, con un'ulteriore barriera, infatti Sydney all'interno dell'ospedale perché lei ha una fobia molto molto forte del toccare altre persone. Infatti non riesce, diciamo, a toccare altre persone, gli fa schifo, insomma. E quindi appunto, oltre a essere all'interno dell'ospedale psichiatrico, loro non possono neanche toccarsi perché appunto a Sydney non piace. Tutto, diciamo, sembra andare abbastanza bene, diciamo, David sembra essere contento, insomma, di essere nel suo posto, fino a che Sydney non viene dimessa, in poche parole. Gli viene detto che Sydney, diciamo, ha raggiunto
lo scopo del suo tempo lì all'interno dell'ospedale psichiatrico e molto presto uscirà. E l'ultimo giorno David, nonostante sappia che Sidney non vuole essere toccata, la bacia lo stesso perché appunto era, diciamo, quasi disperato del fatto che Sidney se ne stesse andando. Cosa che in realtà non avrebbe dovuto fare perché si scopre che Sidney non era, diciamo, non è che aveva una fobia dell'essere toccata, ma era una mutante. E il suo potere mutante, o mutante, non so come è mai venuto così, era quello di, è quello di scambiare di scambiarsi di corpo con la persona che la tocca. Quindi nel momento in cui David bacia Sidney, Sidney va nel corpo di David e David va nel corpo di Sidney. E in questo punto qui, diciamo, la storia si ferma e noi facciamo una specie di salto, vediamo un paio di scene di Sidney nel corpo di David nel corpo di Sidney, ma facciamo un salto e ci ritroviamo all'interno di una cella per interrogatori con David che è sulla sedia, David nel corpo di David è ritornato nel suo corpo, è su una sedia e sta venendo interrogato sulla scomparsa di Sidney. E infatti noi non si riesce a capire cosa è successo in questo frattempo perché veramente non ci è stato fatto vedere e ci verrà fatto vedere pian piano all'interno della puntata, diciamo, della seconda puntata, mentre viene interrogato appunto David. Quindi mentre viene interrogato David, ci vengono fatti vedere alcune scene di quello che è successo in questo lasso di tempo in cui Sidney è scomparsa e appunto vediamo cosa è accaduto a Sidney e allo stesso tempo cosa è accaduto a David in questo periodo di tempo. E tra le altre cose, appunto, noi scopriamo anche, e poi qui mi fermo perché sembra che mi è arrivata la seconda puntata, la fine della seconda puntata, quasi, e scopriamo anche che David è pure lui un mutante, anzi, un mutante molto molto potente che ha poteri, diciamo, relativi alla sua mente, quindi riesce a spostare oggetti con la mente, riesce a leggere la mente delle persone, insomma, ha capacità telepatiche molto potenti, ma non si riesce bene a capire quindi come mai lui fosse all'interno dell'ospedale e cosa è successo appunto in questo tempo, come mai è successo tra le altre cose quello che è successo poi. All'interno poi della serie, come dicevo, non voglio andare nello specifico, ma noi scopriremo quello che è successo in questo lasso di tempo, scopriremo dove è finita Sidney, scopriremo cosa è successo a David nella sua vita, tra le altre cose, proprio per capire come mai lui si trova all'interno dell'ospedale psichiatrico e come mai, diciamo, non è riuscito mai a utilizzare i suoi poteri negli anni appunto che ha vissuto, perché comunque circa 30 anni quando abbiamo iniziato la storia e appunto tramite tutte queste cose qui inizieremo a capire quello che succede tra le altre cose a livello mondiale tra mutanti e non mutanti, tra mutanti e governi, perché comunque come dicevo è il periodo questo in cui i mutanti stanno uscendo diciamo allo scoperto, ne stanno nascendo molti e appunto anche i governi se ne stanno accorgendo e quindi diciamo ci troviamo in un periodo di cambiamento per quello che è il mondo che ci viene presentato all'interno della storia. Detto questo, appunto, voglio parlarvi anche dei motivi per cui mi è piaciuta la storia. Prima di tutto, secondo me, un motivo che comunque mi ha fatto piacere molto la storia è un motivo che tra le cose avevo anche menzionato all'interno del video di WandaVision, che se volete lo trovate linkato qui sopra, è il fatto che nonostante appunto sia una semplice serie TV, è stato fatto secondo me un lavoro molto, molto intelligente e molto fatto bene per quanto riguarda le ambientazioni. Infatti la storia comunque è ambientata, come dicevo, negli anni 50, anni 60, che tra le cose è il periodo in cui all'interno dei film degli X-Men, Xavier, Professor X, apre appunto la squadra di mutanti che poi dopo lui gestisce. Quindi in quello stesso periodo sta succedendo quello che succede appunto all'interno della serie TV Legion. E secondo me è stato fatto un lavoro molto, molto ben fatto di creazione appunto di ambientazioni e di sceneggiature che possano, diciamo, stare all'interno di questa ambientazione. Un altro motivo, secondo me, veramente, veramente importante per cui mi piace la storia è come è stata scritta. Infatti, secondo me è stata veramente scritta bene. Tra le altre cose, è stato utilizzato molto fortemente, diciamo, all'interno della storia il flashback per spiegarci quello che
è successo nella vita di David fino al momento appunto in cui finisce la prima stagione, e tra le altre cose appunto un flashback che è anche in parte integrato all'interno della storia, perché per esempio a un certo punto David deve cercare di ricordarsi se ha mai manifestato i suoi poteri o comunque se ha qualche cosa che fa scatenare i suoi poteri, e per fare questo deve guardare indietro nella sua memoria e viene aiutato da un altro personaggio che ha questo potere qui. E quindi, nel senso, non è semplicemente ah, ricordati quello che è successo, no, c'è questo personaggio che ha il potere appunto di far ricordare a David quello che gli era successo. Oppure, per esempio, nel momento che so, parla con lo psicologo, gli viene chiesta, fatta una domanda, lui si ricorda la cosa che gli è stata chiesta. Quindi, insomma, è un modo, secondo me, molto intelligente di integrare flashback in modo che noi riusciamo a capire quello che è successo nel passato di David senza che ci venga detto esplicitamente, in modo che possiamo anche, diciamo, trarre delle conclusioni che potrebbero essere sbagliate, perché se non ci viene detto chiaramente, noi possiamo cercare di speculare per conto nostro, ma fino a che non ci viene data la risposta, potremmo essere sulla strada sbagliata. Secondo me questo è un modo molto intelligente di giocare, diciamo, con lo spettatore, nel senso ti viene lasciata la libertà di sbagliare, ma comunque ti vengono dati tutti i tasselli per poter creare il puzzle completo. Quindi, secondo me, è molto molto intelligente come metodo di narrazione. E tra le altre cose, un'altra cosa che rende la narrazione ancora migliore è l'utilizzo molto intelligente del reparto del sound design, comunque della musica, del suono, soprattutto perché comunque è una serie piena di suspense, piena di momenti un po' quasi horror, mettiamola così, nonostante non sia horror, non la classificherei horror, e quindi l'utilizzo della musica in maniera molto intelligente ti permette di capire o comunque di avere, diciamo, provare le stesse cose che stanno provando i nostri personaggi all'interno della scena. E quindi ci sono veramente dei momenti che sono stati resi 25.000 volte migliori tramite appunto l'utilizzo di suoni giusti nel momento giusto. Per esempio, mi viene in mente, c'è un momento della storia in cui praticamente i nostri personaggi non sentono più nulla. È successo qualcosa che non li fa sentire più nulla, quindi non riescono a parlarsi, non riescono a sentirsi, e noi stessi non sentiamo più nulla, tranne che ogni tanto, quando appunto ci sono dei rumori, dei suoni che noi sentiamo, ma i nostri personaggi che seguiamo no, che appunto rendono la storia molto, molto migliore, secondo me. Questi, secondo me, sono i motivi principali per cui la storia mi è piaciuta. Ripeto, tra le altre cose, è anche una storia molto ben scritta. Parla dei mutanti, che sono, diciamo, i superumani che preferisco tra Marvel, DC, tutte queste cose qui. Io preferisco i mutanti. Mi piacciono tanto le storie degli X-Men, cose del genere. Quindi Legion, comunque, poi parla di questo, insomma, quindi mi piace. Io vi consiglierei sinceramente di dargli un'occhiata, a meno che non siate, diciamo, persone che non apprezzano particolarmente la suspense e l'horror. Comunque, nonostante appunto non classificherei come horror la storia, ci sono dei momenti in cui c'è un pochino di situazioni appunto tese dal punto di vista proprio della storia, quindi potrebbe non piacervi, c'è un po' di sangue a giro, cose che potrebbero appunto non piacervi se non vi piace questo genere di cose. Però se vi piace, dategli un'occhiata. Ripeto, la storia secondo me è molto interessante, molto scritta bene. Non vedo l'ora di guardare le prossime stagioni, perché comunque anche quelle immagino che saranno altrettanto fatte bene. E ora che abbiamo anche una base molto solida su di quello che è successo appunto all'interno della storia fino ad ora, avere la possibilità di scoprire cose in più ci permetterà di creare appunto una visione d'insieme di tutto il mondo all'interno della storia. Detto questo, io direi che ci si vede martedì. Prima di salutarvi, vi voglio dire di mettere mi piace, commentare, condividere e iscrivervi, tutte cose che mi possono aiutare a crescere e possono aiutare questo video a raggiungere più persone possibili. Ditemi se avevate già visto o no Legion, ditemi se vi è venuta voglia appunto di dargli un'occhiata oppure no, è comunque disponibile su Disney Plus, quindi chi ce l'ha potrebbe dargli un'occhiata molto velocemente. Tra le altre cose, vi voglio ricordare il mio negozio online, ovvero www.binerd.it, è comparsa qui la scritta, e tra le altre cose c'è anche il link qui sotto in descrizione, e dovrebbe essere comparso anche il logo da queste parti qui. Detto questo, vi vorrei salutare, ci si vede, come dicevo prima, martedì con un video delle news.
suppongo, però non sono sicuro al 100%. E niente, buona giornata.